Per me il Teramo è una delle squadre più competitive di tutta la C, per qualità tecnica, per struttura fisica e per organizzazione di gioco. Mi viene difficile pensare che magari venga sottolineata qualche sbavatura, anziché sottolineare lo spirito di sacrificio e l'abnegazione che hanno avuto tutti i ragazzi nel andare in vantaggio, nel giocare sempre in maniera propositiva, nonostante di fronte avevamo un avversario, nonostante la palla adesso inizia a pesare molto di più. Non so se voi avete giocato mai a pallone, ma quando si giocano le partite da dentro fuori, la palla pesa un po' di più del solito. Quindi è normale che non ci sia quella libertà mentale, quella fluidità di gioco, quello che noi chiediamo dello staff costantemente, ma la testa è quella che comanda. Ma io credo che quando si giocano delle partite secche, purtroppo il tempo è così poco, perché 90 minuti sono così brevi, che un errore o un imprevisto può costare caro e non c'è la possibilità di rimediare all'errore. Diversamente su una gara da 180 minuti. Quindi, l'atteggiamento e lo spirito è quello giusto, quello di sacrificarsi, perché c'è da sacrificarsi, c'è da soffrire, c'è da lottare. Cosa che oggi ho visto nella mia squadra, cosa che oggi i miei ragazzi hanno fatto per 95-97 minuti. E tutti, chi è entrato, chi ha giocato dall'inizio. Quindi questo è l'aspetto positivo. Intanto il primo ostacolo è stato superato, adesso pensiamo alla prossima. È stato un bel gol, ma cioè, non è la prima volta che mi capita di farlo, un gol in rovesciata. E poi stiamo bene, siamo in fiducia, quindi sono molto contento. Il gol lo dedico sicuramente alla mia ragazza che è lontana e da tantissimo che non la vedo, quindi è tutto per lei. E poi anche alla mia mamma, che è la festa della mamma, quindi non posso non dedicarlo anche alla mia mamma. E poi niente, stiamo bene, siamo contenti, abbiamo fatto una grande partita, siamo sempre stati concentrati, quindi siamo molto soddisfatti. Ma noi siamo in fiducia, cioè si sta bene, siamo concentrati, i risultati li stiamo facendo con continuità, quindi bisogna essere tranquilli. Sicuramente mercoledì si andrà a affrontare una partita difficile, a prescindere da chi incontreremo. Però bisogna dare tutto come abbiamo fatto in questa partita, essere sempre pronti e lucidi e poi noi ce la mettiamo tutta per andare il più avanti possibile. Giocare qui nel Palermo e non avere tifosi, cioè, veramente mi piange il cuore. Però è stato veramente fantastico vederli e essere sopportati fino allo stadio, è stata un'emozione bellissima e li ringrazio da parte di me e anche di tutta la squadra. Noi prima che arrivasse Mister Filippi abbiamo dato tutto a Mister Boscaglia e noi siamo sempre stati lavorato sul pezzo, abbiamo sempre lavorato a testa bassa. Ma quando è cambiata la gestione, non so, è cambiato un po' qualcosa anche in noi perché è stata una sconfitta anche per noi, ma cioè noi da quando cioè noi siamo sul campo e si cerca di vincere tutte le partite. Poi i limiti ce l'abbiamo, li abbiamo mostrati in tutto il campionato. Però noi siamo tranquilli e siamo sereni di noi stessi e si vuole fare bene. Come si sta facendo adesso. Quasi, quasi sempre nella mia breve carriera ho sempre giocato con alle spalle una difesa a tre, quindi magari anche inconsciamente mi sento anche un po' più libero in mezzo al campo. Quindi mi sto trovando bene, cioè si sta tutti bene, non si vede già l'ora di rigiocare mercoledì, poi sappiamo che sarà difficile, c'è da fare un'impresa non per arrivare alla fine, ma per passare il turno mercoledì c'è da fare un'impresa. Che magari è la partita più difficile da passare a quella rispetto a tutte quelle altre che poi verranno se nel caso si passasse. Quindi siamo concentrati e vediamo come va.